nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La parola del Signore questa mattina è date da mangiare ai fuggiaschi, portate acqua a quelli che sono erranti nel deserto. Il Signore vuole dare pane d'acqua, vuole però servirsi di noi per dare il pane e dare l'acqua a quelli che hanno fame e hanno sete e non possono sfamarsi, non possono dissetarsi perché camminano nel deserto. E Gesù, che ha pietà questa mattina di tutti noi, il suo cuore è aperto alla compassione. Disponiamoci a ricevere il pane del Signore e l'acqua del Signore, l'acqua per lavare il viso impolverato e per bere e dissetarci, il pane per sostenerci ancora nel viaggio. E Gesù qui in mezzo a noi, consoliamoci. Abbiamo un punto di riferimento nel deserto della vita, abbiamo uno che si interessa di noi nel disinteresse universale, abbiamo uno che pensa a noi, a ciascuno di noi, ed è per noi il punto di riferimento nel deserto e la via che abbiamo trovato per uscire dalle nostre solitudini e avviarci verso la montagna per riposare. Fratelli e sorelle, guardiamo a Cristo Signore che è sollecito di noi e gridiamo a Lui nella nostra sete e nella nostra fame, sicuri che Egli manderà i messaggeri a darci il pane e a portarci l'acqua. O Dio eterno e onnipotente, che hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione, sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna, benedici quest'acqua perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Amen. Benedici, Signore, questo sale, come ordinasti al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale, fa che mediante questo duplice segno di purificazione siamo liberati dalle insidie del maligno e custoditi dalla potenza del tuo Santo Spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Guardiamo al Signore Gesù, da Lui sgorga una sorgente di acqua viva che lava il nostro peccato e ci risseta, ci dà la vita. Abbiamo bisogno di essere lavati ed è Gesù che vuole lavarci dal nostro peccato, per questo è disceso dal cielo. E per questo ci ha data l'acqua del suo Spirito, per mondarci dei nostri peccati. Noi che siamo nel deserto della vita e ci imbrattiamo dalla polvere, noi che tante volte camminiamo nei pozzangheri di questo mondo e imbrattiamo le nostre vesti, siamo assetati e sporchi. Ed è Gesù, fonte di acqua viva, che ci lava questa mattina dei nostri peccati e colma tutte le nostre sete. Guardiamo a Lui, è Lui il Signore. O Padre, che dell'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva, purifica il tuo popolo, Signore. O Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita, purifica il tuo popolo, Signore.
o spirito che delle acque del battesimo si fai riemergere come primizia dell'umanità nuova. Purifica il tuo popolo, Signore. O Dio, che raduni la tua Chiesa, sposa e corpo del Signore, nel giorno memoriale. Benedici il tuo popolo e ravviva in noi, per mezzo di quest'acqua, il gioioso ricordo del santo battesimo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. O Dio, Padre misericordioso, soccorri la nostra debolezza e per intercessione di Maria, Madre Immacolata del tuo Figlio, fa che risorgiamo dal peccato alla vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, Signore. In quei giorni, essendoci di nuovo molta folla che non aveva da mangiare, Gesù chiamò a sé i discepoli e disse loro: «Sento compassione di questa folla, perché già da 3 giorni mi stanno dietro e non hanno da mangiare. Se li rimando digiuni alle proprie case, verranno meno per via, e alcuni di loro vengono di lontano». E risposero i discepoli: «E come si potrebbe sfamarli di pane qui in un deserto?» E domandò loro: «Quanti pani avete?» Gli dissero: 7. Gesù ordinò alla folla di sedersi per terra. Presi allora quei 7 pani, rese grazie, li spezzò e li diede ai discepoli perché li distribuissero. Ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche pochi pesciolini e dopo aver pronunziato la benedizione su di essi, disse di distribuire anche a quelli. Così essi mangiarono e si saziarono e portarono via 7 sporte di pezzi avanzati. Erano circa 4.000. E li congedò. Salì poi sulla barca con i suoi discepoli e andò dalle parti di Dalmanuta. Parola del Signore. Aleluya.
e attorno a Gesù nel deserto il Salvatore raggiunge l'uomo nel deserto. Era partito dopo la sentenza dell'Eden in una terra arida. Aveva ricevuto però la promessa, quell'uomo, di un Salvatore. L'uomo aveva mangiato del frutto proibito, aveva disobbedito a Dio, era stato scacciato dal paradiso, non aveva potuto mettere le mani sul frutto della vita, che era pure nel centro del paradiso, e pertanto era destinato alla morte. E incominciò la marcia dell'uomo in questo deserto della vita, finché incontrò il Salvatore promesso: ti ho amato di amore eterno. Da lontano un popolo scampato alla spada vide il suo Signore, ti ho amato d'amore eterno e per questo ti uso pietà. Ed ecco il Salvatore promesso che incontra l'uomo nel deserto, è affamato, il suo cuore ha compassione, e il sentimento predominante nel cuore di Cristo, egli si immerge nella miseria dell'uomo, dirà l'autore della lettera agli Ebrei: noi abbiamo un sommo sacerdote che, avendo sperimentato in sé le miserie umane, è in grado di compatire, di comprendere tutte le miserie dell'uomo. Gesù ha compassione dell'uomo, dell'uomo affamato, dell'uomo assetato, dell'uomo lasciato nel deserto che non può nutrirsi. A questo popolo è apparso il Signore, un popolo scampato alla spada, ti ha amato di amore eterno, per questo ti uso pietà. E Gesù, vedendo quelle folle che lo hanno seguito, dice agli apostoli: come potremo soddisfare la fame di questa gente? Perché non può tornare a casa, digiuna, tanti vengono da lontano. Ed ecco 7 pani e pochi pesciolini davanti a lui, è il frutto della terra e il frutto del mare. E Gesù guarda in alto suo Padre, e lui, il vero pane della vita, ma egli dà nel segno l'anticipo di quello che gli uomini dovranno mangiare per avere la vita. Egli è il frutto del paradiso terrestre che i nostri progenitori non arrivarono a mangiare e che fu piantato qui sulla terra nel grembo di una vergine. Il frutto è maturato e adesso questo frutto cammina in mezzo agli uomini. Ma l'uomo non potrà mangiare questo frutto finché questo Salvatore, questo portatore del frutto, questo frutto stesso non salirà sull'albero della croce, l'albero della vita. E allora che questo frutto potrà essere mangiato dagli uomini e gli uomini potranno avere la vita. Gesù ordinò alla folla di sedersi per terra.
prese i 7 pani, rese grazie al Padre, spezzò il pane. Ecco tutti i segni eucaristici che Gesù anticipa. Spezza il pane guardando il cielo e dà agli apostoli questi pani spezzati nel segno: è lui che si spezza per amore degli uomini e della vita agli uomini. Prende i pesci, anche il pesce è simbolo di lui. Pane e pesci vengono distribuiti alla folle che si sazia. Pane della vita, e mangiando di quel pesce che, come dice un'antica iscrizione nelle catacombe, una vergine ha dato agli uomini. Fratelli e sorelle, siamo noi quell'Adamo cacciato dal paradiso terrestre. Siamo noi che camminiamo nel deserto della vita, noi che abbiamo mangiato del frutto della conoscenza del bene e del male, abbiamo avuto esperienze di peccato e quel frutto non ci ha dato la sapienza, ma la stoltezza. Dio dice, ironicamente, alla fine del racconto, ecco l'uomo, è diventato sapiente, è diventato comune di noi, volendo additare la stoltezza in cui l'uomo era caduto. Siamo noi, affamati, stanchi, delusi, destinati alla morte, popolo scampato alla spada, che camminiamo nella vita. Beati noi se incontriamo Cristo, nostro Salvatore. Questa mattina noi già lo abbiamo incontrato, ed è Lui che ci invita a mangiare di Lui, della Sua parola, in questo momento, e a prepararci a mangiare di questa parola fatta carne. Noi siamo stati intossicati dal frutto dell'albero proibito, intossicati nella mente, nel cuore, nel corpo. Abbiamo mangiato la malattia della mente, dello spirito, del corpo. Siamo stati avvelenati e adesso siamo stanchi, disorientati nel deserto. La vera nostra fame, che è fame di diventare Dio, la nostra vera sete, che è la sete di essere come colui che ci ha creati, sarà soddisfatta da Dio stesso, non per la via voluta dall'uomo o suggerita dal maligno, ma per la via tracciata da Dio, perché sarà Dio stesso a saziare l'uomo e a dare all'uomo il frutto della vita, quel frutto che aprirà gli occhi e farà vedere la verità, quel frutto che sazierà tutti i suoi desideri e darà la gioia, quel frutto che, anziché dare alla morte, come il frutto della conoscenza del bene e del male, darà la vita, quel frutto germinato nell'albero di essere, quel frutto dato da Maria nostra madre, la madre dei viventi, e Cristo Gesù. Questa mattina il Signore Gesù ci dà se stesso nella parola della vita, ci dà se stesso nell'Eucaristia. Disponiamoci noi affamati e assetati, noi che abbiamo ascoltato la sua parola, andiamo da Lui, prostriamoci a Lui, Lui si darà a noi
i nostri occhi si apriranno e vedranno il Maestro, udranno la sua voce. Anche se noi mangeremo il pane dell'afflizione e beremo il sangue, l'acqua della tribolazione, i nostri occhi vedranno il Maestro, le nostre orecchie udranno la sua parola. Questa è la strada, percorretela. Nel deserto abbiamo trovato la strada ed è Cristo. I nostri occhi lo vedranno, questo Cristo. Le nostre orecchie udranno ancora la sua parola, ma noi gusteremo Lui, avremo Lui dentro di noi. L'acqua del suo spirito entrerà dentro di noi e non avremo più sete, perché dentro di noi ci sarà la fontana della vita. Fratelli e sorelle, è Gesù qui questa mattina. Abbiamo il Salvatore in mezzo a noi, abbiamo il frutto della vita in mezzo a noi, e Maria nostra madre che ci dà questo frutto. Venite, mangiate, bevete e avrete la vita. Amen. Sono con voi, dice il Signore, per tutti i giorni io resterò e non temere, sono con voi, mai da soli vi lascerò. Giorno invernale, la natura riposa e si rigenera nell'attesa di una rinnovata fecondità. Preghiamo perché tutta la famiglia umana, pellegrina nel tempo, si rinnovi nello Spirito Santo, prendendo coscienza che in Cristo
Signore dell'universo e centro della storia, ha compimento la speranza terrena e la speranza eterna. Diciamo insieme: Dio creatore e Signore, ascoltaci. Dio creatore e Signore, ascoltaci. Perché la parola di Dio seminata nel campo della Chiesa ispiri i propositi di rinnovamento e maturi in opere di giustizia e di pace, noi ti preghiamo. Dio creatore e Signore, perché il seme che il lavoratore dei campi ha affidato alla terra fruttifichi e produca un raccolto abbondante e non manchi a nessuno il pane quotidiano, noi ti preghiamo. Dio creatore e Signore, ascoltaci. Perché nelle coscienze si diradi la nebbia dell'incredulità e nell'attesa di Cristo sole di giustizia si rafforzi la speranza in un avvenire costruttivo e sereno, noi ti preghiamo. Dio creatore e Signore, ascoltaci. Perché la terra non sia resa schiava dagli egoismi individuali e collettivi, ma secondo il disegno del Padre offra i beni necessari per la vita di ogni uomo e per lo sviluppo di tutte le nazioni, noi ti preghiamo. Dio creatore e Signore, ascoltaci. Per tutti i nostri malati, per tutti gli affamati e gli assetati, per tutti quelli che soffrono, perché il Signore Gesù venga a dare il pane e l'acqua, a dare la vita, noi ti preghiamo. O Dio creatore e Signore, ascoltaci. O Dio nostro Padre, nel corso dei secoli e delle generazioni che hanno preparato la venuta del Cristo tuo Figlio, non hai lasciato mancare continui segni della tua sapienza e misericordia. Fa splendere su di noi la piena luce della verità, perché cooperiamo generosamente alle giuste attese di progresso e di pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. E adesso disponiamoci a incontrare Gesù nel deserto. Egli ci prende e ci conduce nel deserto, perché è là che si vuole rivelare a noi e va, è là che vuole farci sentire la nostra fame e la nostra sete. Noi non siamo del mondo. Il mondo è nelle città e si diverte. Noi siamo chiamati da Cristo nel deserto, e nel deserto che li incontriamo e si svela a noi. Disponiamoci perciò all'Eucaristia, disponiamoci a incontrare il Signore e a mangiare del Signore per avere la vita. E offriamo al Signore in questo momento tutte le nostre fami, le nostre sete. Mostriamoci a Lui tali quali siamo, perché il Signore ci venga incontro. Incontrarci con Lui e incontrarci con la vita. Yali rana yoda yane miyana Niyara ra yola yo Yara niyana yoda yera no Nuana riera no yana rano. Cantiamo aspettando il Signore. Yali rana Yara ni ni ana yara ne ni amu ni amare na yora yara ni na na yora re yankiri ana na yora ni ana yore no ana shiro kori ra nu shoro la yora yara na yora shiro.
chiamerai in aiuto. Canto numero 327.